Bentornati amici a un nuovo appuntamento con Magma, la materia infuocata del sapere. Oggi siamo con Roberto Germano, che sono molto felice di farvi salutare. Ciao Roberto, grazie di essere qui. Ciao, grazie di avermi invitato. Allora, con Roberto continuiamo il discorso sull'acqua, che sapete che in questo momento mi sta particolarmente appassionando. Ora, per spiegarvi chi è Roberto, io vi do una definizione che lui stesso ha scritto e che trovo favolosa. Cioè, Roberto è fisico per formazione, imprenditore per follia, scrittore per entusiasmo, scienziato per passione e libero per necessità. Io, guarda, già solo per questo ti avrei invitato. Sì, no, ti ringrazio. Effettivamente questa è una sintesi, perché, diciamo, come diceva Helen Mirzolla, noi viviamo in un'epoca in cui il sincretismo sembra quasi un'offesa, essere sincretisti sembra un'offesa, no? E in effetti chi ha questa tendenza ad avere interessi variegati, diciamo, nella nostra società un po' viene considerato strano, tra virgolette. Tra l'altro, recentemente ho pubblicato anche un libro di poesie, quindi questo completa il quadro anomalo, diciamo così. Allora, nonché... quindi diciamo ho molti interessi, questo si capisce, diciamo. E mi piace avere stimoli sempre nuovi, quindi per questo poi l'attività di imprenditore per l'innovazione, c'è cioè una società che si chiama Promete SRL, che è nata nel 97, poi nel 99 è diventata spin-off dell'Istituto Nazionale di Fisica per la Materia, che poi è stato incluso nel CNR, ma è una società totalmente privata. Quindi noi abbiamo, come puoi immaginare, specie di questi tempi, moltissimi stimoli. Non solo per la società in sé, ma anche perché poi in realtà ci occupiamo molto di innovazione e di tante attività legate alle applicazioni della fisica della materia, all'ingegneria, eccetera, quindi abbiamo vari brevetti e poi a tempo perso, tra virgolette, facciamo anche le pubblicazioni internazionali. Una delle tematiche che è venuta fuori negli ultimi anni per mia passione personale, che però poi in parte è stata inclusa nelle attività della Promete, è quella legata alle nuovi studi sull'acqua. Che è proprio perfetto in questo momento. Tra l'altro tu sei perfetto per questo mio canale, perché io l'ho già dichiarato in diverse occasioni, sto proprio cercando di creare una struttura eidetica. Io sono un po' come te, cioè legata a più ambiti e non mi piace chiudermi nel recinto di un settore specifico, proprio perché credo che sia questa l'epoca in cui è necessario collegare i punti e trovare la filigrana che connette le varie discipline del sapere, anche perché poi viviamo in un universo olografico dove in realtà le cose si ripetono e quindi si può leggere lo stesso messaggio in tante diverse aree, e questo è quello che bisognerebbe imparare a fare e non invece specializzarsi così tanto nel troppo piccolo da perdere completamente il quadro generale, che poi riporta invece il messaggio più importante. Quindi penso che quello che tu stia facendo e quello che tu rappresenti è quella tipologia di uomo quasi rinascimentale che si vedrebbe bene nella bottega di Leonardo, e che sono tutte persone come te quelle che sto cercando col lanternino, perché non è facile trovare e invitare sul mio canale proprio per fare questo tipo di lavoro e poi poter cucire tutti i vari piccoli quadrettini, parti del puzzle insieme, collegandoli, e ogni persona crea tutta una serie di collegamenti, un po' come sono i domini di coerenza forse dell'acqua. Concordo modo. Perfettamente. Tra l'altro c'era Jules-Henri Poincaré, il famoso fisico matematico, che all'inizio del Novecento, in un suo libro di epistemologia, diceva: è proprio dalle connessioni inattese tra diversi domini scientifici che derivano le novità più importanti. E tant'è vero, con un'associazione culturale a Napoli che si chiama Altanur, dal 1997 abbiamo organizzato una serie di eventi che si chiamavano le connessioni inattese, proprio perché accade spesso anche nel trasferimento tecnologico questo. Se tu applichi una cosa normale in un certo ambito tecnologico, tecnico-scientifico, e la applichi così, in maniera molto semplice, in un altro ambito completamente diverso, puoi avere dei risvolti veramente eclatanti. Quindi, diciamo, è una cosa normale della vita, diciamo. Fa anche parte della sperimentazione quella di...
indagare varie aree. È sempre molto bello ricordare che la parola errare, per esempio, ha un duplice significato, sia quella di vagare, vagabondare in giro, sia quella di sbagliare. E come la nostra capacità di errare in entrambi i sensi, quindi sia di intraprendere strade sbagliate, sia quella di intraprendere strade, quindi di girare, faccia parte dell'aspetto di coscienza, di consapevolezza, quindi di crescita e anche di creatività, che ha per esempio il cervello umano, ma non ha il computer, no? Il computer, certo, succede anche alle formiche questo. Ci sono alcune formiche, se ti è mai capitato di osservarle, che cioè, ci sono quelle che seguono il flusso, no? Quelle che vanno dal cibo alla tana, no? E c'è questa fila enorme di formiche che non finisce mai. Cioè. Poi ogni tanto vedi alcune formiche che si allontanano in maniera apparentemente voluta, si allontanano da questo flusso, e praticamente quelle sono quelle fondamentali, perché altrimenti quando finisce il cibo in quel punto le formiche non avrebbero più dove andare. Invece queste formiche nel frattempo, mentre le formiche, tutta la maggior parte delle formiche sta in quel flusso e quindi sta finendo quel cibo che è già stato individuato, queste formiche erranti alla fine in maniera casuale andranno a incappare in un'altra fonte di cibo, e sarà grazie a queste formiche che tutte le altre formiche poi potranno accedere a questa nuova fonte di cibo. Fantastico, sì sì, ma in effetti è come dice anche Elémir Zola, che il mito si dà con varianti e le cose si ripetono, e anche la natura si esprime secondo principi che noi possiamo ritrovare. Certo. Dalle formiche a infatti. Senti, ma parliamo di acqua, dai. Questa acqua che è così ormai da una parte è considerata un elemento semplicissimo e dall'altra invece è così tanto presente nelle nostre molecole, perché il 99% da poter dire che noi siamo acqua e quindi cioè, ci rappresenta e ci contiene. È forse la cosa che più esprime la vita, no? Eh sì, sostanzialmente noi siamo, come numero di molecole, le molecole d'acqua sono molto piccole, quindi in massa contribuiscono al più o meno al 70% del nostro organismo umano. Ovviamente ci sono degli esseri viventi che ne hanno molto di più, tipo le meduse. Però in realtà in numero di molecole sono molto più del 90%, perché sono molto piccole. Quindi come numero di molecole, sostanzialmente noi siamo costituiti da sostanzialmente d'acqua. E allora la domanda principale sarebbe, se tu prendi, vuoi fare un impasto e ci metti il 70% di acqua e il 30% di vari minerali, eccetera, alla fine questo impasto come ti verrà? Ti verrà un impasto che se tu lo versi a terra praticamente si distenderà sul pavimento, no? Quindi una cosa che diceva spesso Emilio era proprio questa, diceva, ma com'è possibile? Dovremmo noi capire questa cosa banale, che per cui noi non siamo una pozzanghera distesa sul pavimento. Questa è la cosa fondamentale. D'altronde anche la medusa è più costituita da acqua più pura dell'acqua del mare in cui vive. La medusa contiene meno sali, meno sostanze che non l'acqua del mare. E già questa è una cosa incredibile dal punto di vista puramente fisico-chimico. Quindi vuol dire che noi dobbiamo capire delle cose di base, assolutamente di base, proprio fondamentali, che fino a qualche anno fa erano proprio lontanissime dalla comprensione umana. Negli ultimi anni invece si sono capite una serie di cose molto molto importanti, che noi ci immaginiamo l'acqua come un insieme di palline, di molecole di H2O, totalmente caotiche, un po' come se fosse un gas denso. Noi studiamo a scuola, all'università, che un liquido è semplicemente come un gas più denso, molto più denso. Per cui, per qualche motivo strano, a certi valori di volume, di pressione, di temperatura, avviene una transizione di fase. Questa transizione di fase porta dal gas al liquido, o dal liquido al gas. Perché questo sia energeticamente favorito lo si è capito soltanto con gli studi di fisica teorica di Giuliano Preparata, Emilio Del Giudice e Peppino Vitelli, fisici teorici italiani molto importanti, di cui purtroppo i primi due ci hanno lasciato. E la cosa quindi incredibile che loro hanno capito è che qualsiasi liquido
in realtà non è un insieme caotico di molecole, ma è costituito da due fasi distinte. Una fase costituita da domini di coerenza, in cui le molecole oscillano in fase tra due livelli energetici ben precisi, come se fossero un tutt'uno. E poi c'è una matrice in cui questi domini di coerenza sono, che è invece è un caotica, come se fosse un gas denso. Ma uno può dire, ma questa cosa, vabbè, è una cosa di fisica, ma poi alla fine che importanza ha? Da questa struttura in realtà deriva il fatto che i liquidi, in particolare l'acqua liquida, hanno una dinamica interna. Cioè non sono qualcosa di totalmente passivo e caotico, ma è qualcosa che si può organizzare in rapporto con l'ambiente, diciamo così. Un po' come accade con i materiali magnetici, in maniera metaforica. Cioè, in sostanza, c'è una dinamica interna. Questo che cosa implica? Nel caso dell'acqua liquida, implica qualcosa di assolutamente rivoluzionario. Ossia, prima cosa, tutti quanti pensano che l'acqua liquida sia totalmente isolante. Invece no. L'acqua liquida è in qualche modo come un semiconduttore. Questo deriva dal fatto che nell'acqua questi due livelli di energia sono tali che il secondo livello di energia è molto vicino a quello cosiddetto di ionizzazione della molecola, cioè di estrazione degli elettroni. Questo fa sì che normalmente nella visione classica io per estrarre gli elettroni dall'acqua dovrei o raggiungere temperature di decine di migliaia di gradi centigradi, quindi avere un plasma, per esempio. Oppure dovrei mandare dei raggi X molto energetici. Ma in realtà tutti quelli che hanno a che fare con l'acqua, l'aveva capito già Saint Gheorghi, premio Nobel, negli anni 50, in realtà basta poco per estrarre questi elettroni dall'acqua. In effetti questo dipende dal fatto che il secondo livello energetico, tra cui oscillano, è molto molto vicino a quello di ionizzazione. Per capirci, in numeri, per usare, diciamo, le unità di misura della fisica, abbiamo che nella visione classica abbiamo che 13,6 elettron volt sono necessari per tirare fuori un elettrone dalla molecola d'acqua isolata, cioè quella del gas, quella del vapore acqueo, per capirci. E questo è vero, è un dato di fatto. Nell'acqua invece succede che nei domini di coerenza per estrarre gli elettroni basta mezzo elettron volt, che è qualcosa di molto vicino all'energia dell'infrarosso. L'energia dell'infrarosso è quella in cui siamo immersi, il calore ambientale, per capirci. L'infrarosso è quello che pervade tutto il nostro ambiente sulla Terra. Quindi, in pratica, sulla Terra l'acqua è una fonte incredibile di elettroni. Tu hai fatto un brevetto con la tua azienda su questo. Sì, infatti noi su questo abbiamo fatto un brevetto perché abbiamo individuato un effetto nuovo che abbiamo battezzato effetto ossidroelettrico. Abbiamo rifatto la richiesta di brevetto, che poi ci è stata data con una serie di difficoltà perché la cosa sembrava davvero molto strana. Adesso magari ti racconto perché. Poi abbiamo fatto le pubblicazioni subito dopo, le due pubblicazioni internazionali, e da questo brevetto praticamente mostra la seguente cosa. Io ho dell'acqua liquida bidistillata, pura, acqua assolutamente pura, che ha una conducibilità elettrica piccolissima. Se riesco a creare una asimmetria tra due zone di quest'acqua, grazie all'introduzione di un semplice polimero fortemente idrofilico, ma inerte chimicamente, per cui non c'è chimica, c'è soltanto un'azione tipo fisico, e metto due elettrodi, per esempio dei fili di platino, identici, in pratica estraggo una corrente da questo sistema in continuo, alimentata dall'energia dell'ambiente, quindi dall'infrarosso. Quindi io ho questo sistema al buio, nel mio garage di casa, per esempio, ed estraggo in continuo una piccola corrente elettrica in continuo, come se fosse una cella fotovoltaica che funziona al buio, nell'infrarosso. Quindi questa è una cosa assolutamente... Quanto è complicato? Una volta che hai capito come funziona, è abbastanza semplice. Questa è la cosa molto interessante. E la cosa interessante è anche che in realtà probabilmente
i fenomeni biologici, in qualche modo, funzionano anche su questa base. In pratica, come ha fatto capire Jerry Pollack, un ingegnere biomedico statunitense, lui si è accorto che vicino alle superfici idrofiliche si crea una zona di acqua che lui ha chiamato exclusion zone, zona di esclusione, perché in questa zona lui si era reso conto che per centinaia di micron, quasi mezzo millimetro, accadeva qualcosa di straordinario, per cui quest'acqua diventava diversa dall'acqua normale. Adesso che succede? Noi tutti sappiamo che all'interno delle cellule, alla fine tu hai superfici idrofiliche e hai volumi piccoli, quindi alla fine tutta l'acqua delle cellule ha questa caratteristica. È tutta acqua diversa da quella che sta nel bicchiere che beviamo. Nel bicchiere che beviamo, per capirci, quest'acqua sta vicino alle pareti e anche all'interfaccia tra la superficie e l'aria. Si crea come uno straterello diverso. Però il resto dell'acqua nel bicchiere è l'acqua che abbiamo sempre studiato, diciamo, a scuola, va bene, in qualche modo. Anche se anche quell'acqua ha quelle caratteristiche che ho detto prima, in realtà è bifasica. E quindi anche da quell'acqua si può fare questo tipo di discorso. Tant'è vero che è molto semplice poter fare questa estrazione di corrente dall'acqua. Ma in effetti la cosa che dobbiamo capire è che questi fenomeni in realtà non sono dei fenomeni strani, difficili da ottenere solo in laboratorio. Il laboratorio serve a capirli, ma in realtà questi fenomeni sono quelli che ci circondano e di cui noi stessi siamo costituiti. Quindi potremmo dire che un po' di difficoltà nel poter diffondere questo tipo di informazioni è relativa al fatto che ovviamente fa parte delle nuove tecnologie che potrebbero risolvere un sacco di problemi, ma ovviamente non darebbero più da mangiare a tutta una serie di aziende che guadagnano sull'energia, eccetera. Da una parte c'è questa tematica, dall'altra c'è il fatto che noi abbiamo difficoltà a capire, per esempio, questa cosa che ti ho raccontato prima, dell'acqua pura con due elettrodi identici che estrae energia elettrica, qualsiasi ragazzino di terza media potrebbe dirmi che è una grossa sciocchezza, perché tutti hanno studiato fin dalla scuola media come funziona la pila elettrica, no? E quindi, diciamo, di fronte a un'affermazione di questo tipo, tant'è vero che ottenere il brevetto è stato particolarmente complicato, perché mi facevano tutte le obiezioni, le più banali, le più elementari, no? Per cui poi tu gli dovevi dimostrare, no, guarda che questo è stato verificato, questo poi, dopo che poi abbiamo anche pubblicato, quindi poi c'erano tutti i dati sperimentali, eccetera. Però, diciamo, c'è questa duplice difficoltà. Una, il fatto che uno crede, la cosa peggiore è quando uno crede di sapere una cosa, perché questo ti blocca assolutamente la conoscenza. Tu che sei psicologa, penso che sia un fattore che per te questo è ovvio. Per te è ovvio, diciamo, no? Però, diciamo, la maggior parte delle persone casca, tutti noi, anche io, no? Cioè chiunque ha questo tipo di blocco, no? La percezione di quello che crede di sapere. Ovviamente questo è utile, naturalmente, però poi spesso è un blocco importante che non ti fa vedere delle cose, no? In qualche modo il famoso effetto dell'elefante rosa a pois rossi seduto nel salotto che dice che si chiama Arturo, tu chiaramente non lo vedi, perché è una cosa totalmente fuori contesto, quindi diciamo non lo vedi. Questo è quello che succede. Nella scienza questo è normale. Il problema è che negli ultimi decenni esistono anche meccanismi molto forti legati ovviamente al potere, diciamo così, industriale, che in qualche modo, diciamo, quindi gli aspetti militari di potere, complesso cosiddetto militare industriale, come all'epoca, negli anni 50 si chiamava, ha ovviamente un peso enorme nel bloccare e nel deviare certe ricerche per utilizzarle per sé, ovviamente, questo è un fatto abbastanza... Non solo, anche per fare in modo che alle università e nella cultura ufficiale ci siano un certo tipo di informazioni e non altre, quindi quello che tu credi di sapere, oltre che condizionarti, è anche già un sapere specifico che di suo ha la funzione di direzionarti in una direzione che fa comodo al sistema, non alla verità. Certo. Basti gli studi di Tesla che, insomma...
non si sa molto su di lui, ma proprio perché si è cercato di nascondere il più possibile tutto quello che lui ha fatto. Adesso in questo momento sta un po' tornando alla ribalta, anche lui sempre per un discorso di torri di Tesla, energia libera, eccetera, eccetera, no? Sì, Tesla è un personaggio, ovviamente adesso tutti sanno che è un personaggio importantissimo, ma diciamo che all'epoca in cui è vissuto lui finiva sulle prime pagine dei giornali, ovviamente, perché praticamente è stato il padre dell'elettrotecnica, diciamo, quindi assolutamente lui era un personaggio famosissimo. Però poi è successo un fenomeno strano, io che mi sono laureato in fisica lo conoscevo solo come unità di misura del campo magnetico. E io che ero curioso, alla fine non riuscivo a trovare informazioni sulla figura di questa persona. A un certo punto mi sono chiesto, ma forse sono io che non ero abbastanza curioso. E sono andato a rivedere le enciclopedie e i libri di tecnici che avevo a casa, ce ne avevo diversi perché mio padre, diciamo, aveva questa passione. Quindi in sostanza io mi andavo a leggere non solo l'enciclopedia, ma anche le biografie degli scienziati. Anche le insomma, c'avevo questa passione personale e c'avevo così. Sono andato a rivederle e ho verificato che Tesla assolutamente non c'era. Cioè, nelle enciclopedie degli anni 60, sia quelle standard, quelle tecnologiche, questo personaggio, che è il padre dell'elettrotecnica, che aveva fatto centinaia di brevetti, poi si sa, adesso si sa, c'è stato anche il film fatto da Orson Welles. Internet ormai è pieno di informazioni su di lui, ma fino agli anni 90 in pratica era difficile trovare informazioni su di lui. Questa è un'altra cosa abbastanza eclatante, abbastanza strana, che andrebbe compresa. Diciamo, molti non si rendono conto di quanto le informazioni possano essere, diciamo così, nascoste con vari metodi, con varie metodiche. Diciamo, Tesla è sicuramente un esempio di questa cosa. Molto eclatante, è facile verificare questa cosa che ho detto. Basta andare nelle biblioteche e cercare le enciclopedie degli anni 60, 70, eccetera, e scoprire che Tesla non c'era. Questa di per sé è una notizia, diciamo, una notizia sarebbe una notizia da prima pagina, no? Voglio dire. Hai ragione, assolutamente, ma il modo di far passare o meno le informazioni e manipolarle effettivamente ci sarebbe da fare una puntata solo su quello in realtà e anche giustifica il motivo per cui una serie di nozioni legate ai saperi cosiddetti esoterici sono sempre state nascoste, basti vedere più di tutti il linguaggio alchemico. Che è difficilissimo da decifrare perché è pieno di trabocchetti, pieno di similitudini, eccetera. E adesso mi Certo. viene in mente che oggi come oggi molte informazioni sono anche passate dal cinema. Non è un caso che lo dica proprio io, visto che ho fatto da poco questo Creators, che come sai non si può più vedere perché abbiamo di nuovo i cinema chiusi. Però mi viene in mente una cosa che chi ha visto Creator, siccome qualcuno che mi segue l'ha visto, c'è proprio qualcosa relativo all'acqua, che in realtà non mi era neanche venuto in mente, ma mi viene in mente adesso. Esiste nel film una scena in cui un creator, il creator del pianeta Terra, praticamente trasforma la struttura fisica di un bambino attraverso una brocca d'acqua che lui chiama l'acqua della fonte della trasmutazione, ovviamente. E quello che succede è proprio che questo bambino si trasforma e cresce, diventa un adulto che poi avrà un compito particolare da fare. Però adesso, al di là del discorso film di fantascienza, quanto è veramente possibile che l'acqua sia in grado di portare un'informazione tale da modificare la materia? Sì, allora vabbè, qui si apre un mondo perché infatti ti avrei voluto continuare a raccontare appunto adesso le altre novità sull'acqua. Allora, innanzitutto c'è un fatto abbastanza eclatante che la questione degli elettroni quasi liberi nell'acqua è probabilmente la spiegazione dei fulmini. Cioè, diciamo, in qualche modo l'acqua contiene in sé il fuoco, ovvero l'energia degli elettroni, i fulmini che, come dire, è l'origine del fuoco diciamo, in tutta la cultura umana, no? In qualche modo. La mia società si chiama Promete, prende spunto appunto da Prometeo, quindi il semidio che aveva preso le informazioni importanti dagli dèi per darle agli uomini, e per questo viene punito.
E l'informazione principale era, diciamo, quella che si ricorda di più, in realtà è proprio il fuoco, no? Era riuscito a portare. Beh, infatti questo format si chiama magma, la materia infuocata della conoscenza, quindi, ci sono quindi diciamo. E tutti i nostri creatori si trasformano in fenici di fuoco, quindi il fuoco è tantissimo. La fenice è poi un esempio, cioè quello che rinasce dal... Cioè, noi a volte non pensiamo a una cosa. Quando io ero ragazzo, rimasi colpito dal fatto che i protozoi, i paramesci, ma anche i batteri, no? Quando noi facciamo il lievito per il pane, allora questo lievito, i saccaromiceti, no? A volte si trovano anche in forma totalmente secca, la forma liofilizzata, no? Però che succede? Tu aggiungi l'acqua e questo oggetto, apparentemente una polvere, in realtà non è un oggetto, ma torna alla vita. Da ragazzo mi rimasi colpito dal fatto che vedevo i paramesci, una gocciolina d'acqua, questi protozoi, che tra l'altro sono molto grandi, si vedono quasi ad occhio nudo. Ovviamente se sei molto miope come me li riesci a vedere ad occhio nudo, vedi delle macchioline bianche che si muovono. Anch'io vedo bene da vicino. e hanno un moto molto complesso, nuotano nell'acqua come se fossero quasi dei pesci, insomma, no? Poi si moltiplicano. Ebbene, quando la goccia si seccava, scomparivano, non c'erano più i paramesci. Se tu aggiungevi l'acqua, tornavano alla vita. Ma questa cosa è assolutamente straordinaria. Tra l'altro, questo avviene anche con degli organismi molto più complessi, che, diciamo, cosiddetti estremofili vengono chiamati, e con delle piante grasse molto particolari. Quindi organismi anche pluricellulari. Adesso questa cosa di per sé è incredibile. E qui ci ricolleghiamo però a quello che poi si è scoperto sperimentalmente negli ultimi anni, grazie agli studi cominciati 25 anni fa da un chimico fisico di Napoli, dell'Università di Napoli, che si chiama Vittorio Elia, con cui ho la fortuna di collaborare giornalmente da diversi anni, quotidianamente. In pratica lui, incuriosito dal fatto che esisteva questa omeopatia, no? In cui l'acqua è sostanzialmente acqua pura, cominciò a fare delle misure chimico-fisiche. Lui voleva dimostrare che l'omeopatia non aveva un fondamento chimico. Perché diceva, ma se è acqua pura, alla fine io con i miei metodi chimico-fisici in qualche modo non devo vedere nessuna differenza. E invece lui, partendo da questa sua curiosità, arrivò a vedere che non era così. C'era una differenza, differenze termodinamiche tra l'acqua cosiddetta omeopatica e l'acqua pura. Alla fine iniziò a pubblicare su riviste scientifiche internazionali e si è accorto via via che c'erano modificazioni enormi, cambiava la conducibilità elettrica, cambiava il pH, cambiavano una serie di calore di mescolamento, tutta una serie di proprietà, ma in maniera enorme. Anche con l'omeopatia, ma anche con altri tipi di trattamenti puramente fisici dell'acqua. E poi invece se andavi a fare analisi chimica, trovavi acqua pura. Ma quindi, eppure, quest'acqua si comportava come se all'interno ci fosse un soluto. Un bel giorno, in maniera del tutto casuale, si accorse che aveva lasciato delle boccettine di acqua omeopatica stappate. E sul fondo di queste boccettine aveva trovato una polverina bianca. Allora lui sapeva bene che in realtà un po' di vetro si va a sciogliere nell'acqua. Quindi diciamo, lui pensò, certo può essere un po' del vetro, ma io posso fare le analisi chimiche, pensò. Però diciamo, a occhio sembrava una quantità un po' troppo grande. In verità qualunque altra persona avrebbe preso queste boccettine e le avrebbe o lavate o buttate. Lui invece aveva in mente questo fenomeno che aveva visto negli anni precedenti, che era molto simile a come se nell'acqua fosse disciolto un sale, diciamo, un solido, era esattamente così, per cui disse, ma non è che per caso, cioè pensò in maniera subconscia, perché non è che per caso questo che io vedo in fase liquida in questa situazione si è addirittura condensato in fase solida, ebbe questa intuizione straordinaria, assolutamente
impensabile. Anche lui ancora adesso si stupisce di aver avuto questa intuizione. E cominciò una serie di studi. E scoprì che effettivamente, poi li pubblicò, che quella massa solida, nel caso che era rimasto nell'omeopatico, era per un terzo era vetro disciolto, per due terzi era qualcos'altro. Che non si capiva cosa fosse, perché facendo tutte le indagini chimico-fisiche saltava fuori idrogeno e ossigeno. Quindi cosa era? Era davvero acqua condensata? E da lì è partito un mondo di incredibile che poi ha coinvolto anche me. Abbiamo una dozzina di pubblicazioni internazionali su questo argomento e diciamo, e questo si ricollega tra virgolette forse anche al fatto che per esempio Newton a un certo punto nei suoi scritti parla di acqua sicca. Acqua secca, no? Allora, c'è questa cosa incredibile. Quello che abbiamo capito è che si generano delle nanoparticelle, delle strutture sovramolecolari costituite da alcune decine di molecole d'acqua. Adesso, come tutti sanno, le nanoparticelle hanno delle proprietà diverse dalle singole molecole, dai singoli atomi che le costituiscono. Per esempio, se io ho una nanoparticella d'oro, questa nanoparticella d'oro, a seconda delle dimensioni, avrà delle proprietà via via caratteristiche. Ad esempio, banalmente, l'oro è giallo. Se io ho delle nanoparticelle d'oro, all'occhio avrò una polvere bianca. O addirittura, a seconda delle dimensioni di queste particelle mostreranno anche le caratteristiche, ad esempio, di fluorescenza. Fluorescenza nell'ultravioletto. Se io accendo una luce ultravioletta, vedrò dei colori diversi a seconda delle dimensioni di queste nanoparticelle d'oro. Sembra che qualcosa di simile accada nell'acqua. L'acqua tende spontaneamente, con degli stimoli esterni di tipo puramente fisico, ad organizzarsi in nanoparticelle dell'ordine di nanometri, quindi miliardesimi di millimetro, in pratica in delle particelle. Queste particelle poi tendono a unirsi in catene e a formare dei filamenti. E alla fine tutto questo dà origine a una struttura solida molto grande. Attenzione, noi non stiamo parlando di effetti minuscoli, stiamo parlando di qualcosa che sono anche milligrammi per litro. Milligrammi per litro vuol dire chilogrammi per metro cubo. Cioè se io ho un acquario di un metro per un metro e l'acqua all'interno subisce dei trattamenti fisici particolari, alla fine se io liofilizzo quest'acqua, o la faccio evaporare, può rimanere un chilo di questa materia. Cioè, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Di cose assolutamente eclatanti, che tra l'altro alla fine noi stiamo capendo che fanno parte della nostra vita quotidiana. L'acqua della fontana probabilmente li contiene, stiamo facendo studi in questa direzione. Le acque minerali probabilmente le contengono, e così via. E l'acqua del mare? L'acqua del mare molto probabilmente. Ovviamente per fare questi studi è complicato, quindi in sostanza farli sull'acqua pura, diciamo, è stato complicato capirlo, però adesso per noi è molto facile riprodurre questi fenomeni. Addirittura abbiamo pubblicato un articolo su una rivista molto importante che è Journal of Molecular Liquids un anno fa, che contempla l'utilizzo dei filtri da laboratorio di cellulosa. Sono dei filtri che qualunque biologo e chimico usa normalmente, quotidianamente, per filtrare. Questi filtri sono fatti di cellulosa. La cellulosa non si discioglie in acqua. Questi filtri li abbiamo utilizzati con Vittorio Elia e con altri ricercatori facendo scorrere l'acqua pura su questi filtri ripetutamente, genera dei cambiamenti nell'acqua liquida. Molto grossi. La conducibilità elettrica passa da 1-2 microsiemens al centimetro a centinaia, migliaia di microsiemens al centimetro, il pH cambia, da neutro diventa basico, ma stiamo parlando a diversi punti di pH, quindi concentrazioni enormi, come se ci fossero concentrazioni enormi di elettroliti. In realtà quello che si concentra sono queste nanoparticelle, che si generano e si diffondono. Poi se liofilizzi quest'acqua, rimane un solido, rimane una polvere. E questa è una cosa incredibile. Questo ottenuto con acqua milliQ da laboratorio, purissima, e dei filtri di cellulosa da laboratorio.
tutte le indagini ovviamente che poi si fanno sia sull'acqua sia sul residuo solido ti portano a dedurre, questo articolo è di una trentina di pagine, di pieno di dati sperimentali con tutte le metodi, adesso non sto qui a dilungarmi, che dimostrano che fondamentalmente lì c'è solo acqua che si è organizzata ed è così stabile da rimanere solida a temperatura ambiente e in alcuni casi anche un po' di carbonio preso dall'atmosfera. Ma la cosa più incredibile che ci fa intuire che questo materiale in qualche modo può essere la matrice della vita è che queste strutture manifestano delle caratteristiche tipiche delle molecole biologiche. Per esempio il dicroismo circolare, quindi che fanno cambiare la polarizzazione della luce. Un'altra cosa è che mostrano fluorescenza nell'ultravioletto. E poi la cosa incredibile è che se tu vai a trattare termicamente queste strutture, sia in fase liquida che in fase solida, sono più resistenti delle strutture biologiche e addirittura più resistenti del polimero con cui, grazie al cui contatto sono state generate. Per esempio, c'è una cosa che si usa in ingegneria chimica che consiste nel trattare termicamente un materiale e vedere quanta materia va via via che la temperatura aumenta. 100 gradi, 200 gradi, 300 gradi, se ne va via il 10%, il 20%, perché questo che vuol dire? Che i legami della materia, grazie alla temperatura, si dissolvono in legami chimici e quindi una parte di questa materia va via, ok? Si trasforma in forma gassosa. Cioè. Adesso succede una cosa straordinaria. Se io prendo un pezzo di cellulosa e faccio questa analisi termica, vedo che a 400 gradi la maggior parte di questa cellulosa si è rotta, è andata via e si dissolve. Ok? Invece il materiale costituito da acqua, diciamo così, che si è generato grazie al contatto della cellulosa, una buona percentuale, fino al 30-40%, rimane ancora lì fino a 800-900 gradi. Quindi è un materiale assolutamente, per questo si può parlare di matrice in un certo senso. Ci fa venire in mente che questo possa essere la matrice della vita, perché quando tu in ingegneria vuoi fare la matrice di per esempio, di un materiale plastico, utilizzi, non so, l'acciaio, no? Perché devi usare qualcosa che è più solido di quello che fai. Qui avviene qualcosa di simile, ed è qualcosa di veramente straordinario. Quindi potremmo dire che all'interno dell'acqua c'è la matrix della realtà e la matrice della vita. No, quello che succede è come se ci fosse una chimica dell'acqua, una infinita chimica dell'acqua, per cui a seconda delle nanoparticelle che si generano, perché che succede? A seconda della dimensione delle nanoparticelle io ho un differente comportamento. È come se avessi delle molecole diverse. Okay? E qui c'è di nuovo, ritorna lo straordinario collegamento con l'omeopatia. Perché una delle cose assurde, diciamo, fino a qualche tempo fa, di ciò che raccontava, no, l'omeopatia, a parte il fatto che funzionava sulle piante, sugli animali, sugli esseri umani, e quindi è difficile che potesse essere un effetto placebo, no? E non solo, poi si è capito che ci sono una serie di misure termodinamiche che per cui quell'acqua è diversa, eccetera, eccetera. Ma la cosa incredibile era che esistono i granuli omeopatici. I granuli omeopatici sono fatti con dell'acqua che poi è evaporata, acqua omeopatica che poi è evaporata. Adesso, uno poteva anche credere al fatto che quell'acqua fosse, ma che, diciamo, dopo l'evaporazione potesse avere un effetto, era una cosa assolutamente assurda. Ma neanche la persona più aperta di mente ci poteva credere, tranne quelli che vedevano che funzionava, ovviamente, no? Adesso invece da questi studi esce fuori una possibile spiegazione. Sembrerebbe proprio che quelle nanoparticelle che ci sono in piccolissima quantità nel preparato omeopatico si vadano poi a condensare in quello che è il granulo omeopatico. Dopodiché, la cosa incredibile, poi interessante, è che questo materiale in acqua si ridiscioglie. È vero che è molto stabile termicamente, ma se io prendo la cellulosa non si scioglie in acqua.
Se prendo invece questo materiale che è derivante, per esempio, dal contatto con, si scioglie in acqua. E quindi questo è veramente, cioè si sta aprendo come se fosse una nuova chimica dell'acqua e che in qualche modo fa pensare che possa essere la base anche della biologia. Ma questo residuo, questa acqua secca, come vogliamo chiamarla, è stata analizzata a livello di DNA? Allora, quest'acqua secca in pratica ha delle problematiche, cioè in sostanza ogni metodo crea delle nanoparticelle diverse. Noi vediamo le nanoparticelle e abbiamo fatto una serie enorme di indagini chimico-fisiche. Adesso siamo arrivati alla fase, al momento in cui dovremmo capire le strutture molecolari, che tipo di strutture sono. E qui la cosa ovviamente si complica, perché esce fuori una gran quantità è difficile avere una ben specifica materiale. Tant'è vero che io ho battezzato questa materia xerosidrile, dal greco xeros, secco, idro, acqua, ile, materia. Cioè materia fatta da acqua secca. Cioè in realtà quello che abbiamo capito è che è una pletora di materiali, è una classe di materiali, tutti diversi fra loro, le cui caratteristiche fondamentali sono quelle che in qualche modo ho accennato io in poche parole ora, ma ovviamente ci abbiamo pubblicato centinaia di pagine di misure sperimentali. E quindi diciamo c'è una serie di caratteristiche che vanno a far capire che si tratta della stessa tipologia di materiale nuovo, però siamo nella fase in cui adesso dovremmo effettivamente dire ok, proviamo a produrne uno molto specifico e a studiarlo in maniera specifica. In realtà c'è bisogno di grosse collaborazioni, perché è difficile fare queste cose con poche persone, che adesso siamo pochi ad aver capito questa cosa, però questa informazione si sta diffondendo e quindi le collaborazioni stanno via via aumentando. Quindi questo è sicuramente una cosa positiva. Però quello che è importante capire è che questo tipo di fenomeno in pratica è pervasivo. È un po' come la pressione atmosferica prima di Evangelista Torricelli, prima del 700, no? Esisteva la pressione atmosferica. Sì, ma nessuno ci pensava. No, però finché non si è venuti di fronte al problema delle pompe che non riuscivano a estrarre l'acqua dalle miniere, questo fu il problema di fronte a cui fu messo Evangelista Torricelli, l'allievo di Galilei. Insomma, queste pompe non riuscivano a sollevare l'acqua. Alla fine sembrava ci fosse una pressione, una forza, che non si sapeva cosa fosse, che non impediva. Allora lui intuì e praticamente ha scoperto che la colonna d'aria è esattamente come una colonna di qualsiasi altro fluido che preme sulla... A noi adesso sembra una cosa banale, no? Elementare, da infantile, anche un bambino lo capisce, no? Però fino al 1700 questa cosa non era assolutamente, minimamente intuita. E d'altronde in psicologia, come tu sai bene, si dice... i pesci non vedono l'acqua, no? E in qualche modo questo è vero anche per l'acqua, anche per noi, che noi siamo praticamente fatti d'acqua e in qualche modo non riusciamo, fino ad ora era difficile cogliere queste sfumature, perché è difficile. Ecco, grazie a questo tipo di scoperte, piano piano che si sta sempre più rivolgendo l'attenzione verso l'acqua e quindi probabilmente anche al possibile utilizzo in ogni forma, perché nel momento in cui l'acqua è così malleabile e in grado di, attraverso questi domini di coerenza, essere un semiconduttore, quindi portare anche delle informazioni, può essere usato a livello di energia, a livello di medicina e quindi per cura, eccetera, eccetera, no? Cioè, in effetti, al di là del discorso strettamente omeopatico, so che Emilio De Giudice aveva fatto un esperimento con Montagnier rispetto proprio al DNA dei batteri. E sì, la questione del DNA pure è interessante, perché con Vittorio Elia ed altri ricercatori noi abbiamo un paio d'anni fa abbiamo scoperto che queste strutture avevano una caratteristica, manifestavano dicroismo circolare. Adesso questa cosa, il fatto che quindi
in qualche modo sono la luce viene polarizzata in maniera diversa, ed è una caratteristica tipica delle molecole di molte molecole organiche. Adesso l'acqua non ha questa caratteristica, perché l'acqua non è chirale. Chirale vuol dire come le mani, no? Se io metto le mani e le sovrappongo così, non si sovrappongono, no? Perché in pratica sono diverse, a mano destra è diversa alla sinistra. Così avviene per alcuni tipi di molecole. In molte, molte molecole organiche esiste una tipologia di molecola destrossa e una tipologia di molecola sinistrosa. Invece le dita, immaginiamoci gli atomi, sono disposti in un modo o nell'altro. Le connessioni chimiche sono identiche, ma è diversa la simmetria. Adesso succede che molte di queste molecole, se non hanno la simmetria giusta, o sono nocive, o per esempio non sono aminoacidi utilizzabili nella vita. Cioè la vita utilizza solo un certo tipo di aminoacidi, con una certa chiralità. Questo già è un indizio molto interessante. Queste strutture acquose che noi vedevamo, non si è capito ancora perché appunto essendo molteplici, se hanno una specifica simmetria oppure no, però polarizzano, cambiano la polarizzazione della luce, cosa che non è possibile nell'acqua pura. Qualche mese dopo che noi abbiamo pubblicato questo articolo, un gruppo di ricerca con dei metodi sperimentali molto complessi ha visto che intorno al DNA esiste questa acqua che ha questa caratteristica, che manifesta dicroismo circolare. Acqua pura che sta vicino, attaccata al DNA, e che però manifesta questa caratteristica, che nell'acqua è assolutamente impossibile. Quindi dopo che noi l'abbiamo vista acqua in acqua, qualcuno l'ha vista acqua vicino al DNA, non sapendo naturalmente che noi l'avevamo vista. Tant'è vero che poi noi abbiamo fatto un piccolo articoletto in cui abbiamo comunicato questa cosa, ed è molto interessante. Da qui ciò che dicevamo prima, cioè è nato prima l'uovo o la gallina, in qualche modo l'idea che queste strutture acquose possano essere la matrice delle strutture organiche, quindi anche in qualche modo del DNA, degli aminoacidi, eccetera. Questa è l'intuizione, perché una cosa che abbiamo capito recentemente è che poi tendono queste strutture anche ad incorporare del carbonio, e questa è un'altra cosa rivoluzionaria, assolutamente inattesa. Assolutamente, immagino. E secondo te, portando avanti questo tipo di ricerche, tra quanti anni è possibile pensare che si possano utilizzare nuove tecnologie basate proprio su quello che tu mi stai dicendo delle proprietà dell'acqua? Allora, per quanto riguarda per esempio la cella fotovoltaica nell'infrarosso, noi adesso abbiamo già l'interesse di un'azienda in particolare, di cui ovviamente non posso parlare, che però è interessata alle possibili applicazioni come sistema, tra virgolette, fotovoltaico del buio. Cioè immaginiamo una piletta, ovviamente la cosa che viene spontaneo pensare è una piletta che funziona al buio e che estrae l'energia dal calore ambientale, no? Quindi diciamo, però ovviamente ci vorranno ancora un po' di anni per arrivare a questo. In realtà il problema è quanta energia ci si dedica, quante persone sono interessate. Allora, per esempio, io ho avuto un'intervista da Scienza e Conoscenza, questa rivista divulgativa, no? Mm-hmm. Che parte. Nell'intervista loro hanno fatto uno scherzo molto interessante. All'inizio hanno detto questa scoperta è stata fatta dal professor Ely del Massachusetts Institute of Technology, eccetera, eccetera. Prometheus Company. Ecco, sì, Prometheus. Allora, questa cosa è vera, mi chiedono? Io dico, no, non è vera. È vero tutto il resto. Però se questa cosa fosse stata scoperta lì, eccetera, eccetera, probabilmente sarebbe già sulle prime pagine dei giornali, avrebbe già avuto milioni di euro di finanziamento, eccetera, eccetera. Invece, e qui cerchiamo di parlarne con difficoltà, di diffondere questa informazione, e invece questa cosa non viene, diciamo, non desta l'interesse che dovrebbe avere, perché diciamo che essendo così strana, come minimo ci si aspetterebbe che ci sono delle persone che dicono ma guarda, stai dicendo una grossissima sciocchezza, ma che stai dicendo? Adesso provo a farlo anche io, vediamo se ci riesco. No? Oppure chi dice, ah, molto interessante, appunto,
adesso lo fa. Invece, diciamo, come dire, c'è, per fortuna, c'è qualcuno che sta iniziando ad avere interesse, però voglio dire sempre in maniera molto limitata, no? Viceversa, in altri ambiti questa cosa sarebbe stata, diciamo, come dire, considerata davvero eclatante, e quindi ci starebbero lavorando in questo momento. Lo sto dicendo perché tu mi hai chiesto quanto tempo ci vuole. E come esiste, diciamo, come in fisica, no? Delta E per delta T, cioè il fattore praticamente energia per tempo che è costante. Quale energia sono le persone che ci dedicano la loro energia, i soldi investiti, eccetera, e il tempo che ci si dedica. Bisogna muoverti nel vuoto quantistico, così almeno esatto, non abbiamo il problema dello spazio e del tempo. Esatto. Questo, diciamo, le fluttuazioni quantistiche siamo noi, siamo stati noi. Adesso vediamo se queste fluttuazioni quantistiche possono, diciamo, emergere in maniera coerente e far sì che domini di coerenza più estesi possano, diciamo, avere questa stessa... Voglio dire, questo tipo di principio si può applicare anche in effetti a quello che è il pensiero collettivo, perché comunque il pensiero è una forma di energia molto lieve che quindi può modificare tanto, ma nello stesso tempo, nel momento in cui tante persone cominciano a modificare approccio, è come se creasse un dominio di coerenza, un cluster. Vabbè, questo è il motivo per cui, diciamo, le strutture di potere da sempre hanno interesse a che certi concetti, malgrado siano dimostrati scientificamente, non si diffondano. Quindi, diciamo, le strutture di potere hanno interesse a separare le persone, hanno interesse a far sì che questo tipo di informazioni ovviamente non si diffondano. E quindi è chiaro, non ci possiamo aspettare. Però in questa maniera, nel momento in cui si riesce a trovare un varco di diffusione, quando si supera un numero critico, comincia a diffondersi di più. E quindi una parte... Vediamo l'aspetto positivo, infatti è questo, l'aspetto positivo è questo. Esatto. È quello che stiamo cercando di fare. È un'epoca strana questa, in cui si vedono accadere cose strane, per cui... Certo. Io mi pongo in una visione prospettica di cambiamento, perché comincio già a vederlo, e mi aspetto che, come in un dominio di coerenza, tutto cominci a muoversi con quel ritmo. Assolutamente. Io se non credessi a questa stessa cosa, non sarei qui a parlare con te, a fare tutto quello che sto facendo. Quindi, come dire, in qualche modo, come in un materiale magnetico, no? La polarizzazione, sì, la magnetizzazione inizia in un certo punto, poi si diffonde in tutto il materiale. Esatto, esattamente. Allora, senti, io per oggi, visto che dovevamo parlare mezz'ora, ma abbiamo fatto direi che possiamo concludere qui, e ti ringrazio tantissimo per essere stato presente, e assolutamente, se sarà possibile, magari organizziamo un'altra chiacchierata su qualcuno degli altri argomenti interessanti, che sono veramente tanti quelli di cui tu ti occupi. Non so se tu hai già delle idee. Abbiamo, per esempio, parlato di un concetto che secondo me è molto affascinante, che è quello della morte, no? Sì, diciamo. mi è capitato di essere, appunto, presente in un contesto in cui si parlava di morte, e lì mi è capitato di parlare, appunto, della non località quantistica. Sì, potremmo anche parlare di questo, sì. Vediamo i commenti a questo video, quanti sono interessati a un approccio di questo genere, poi vediamo. Io intanto ringrazio tutti quelli che hanno seguito questa conferenza, do appuntamento al prossimo video e lascio salutare Roberto, e vi saluto tutti quanti. Grazie, ciao a tutti. Alla prossima. Ciao, grazie.